Bene, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera da Maranconi, buonasera dalla provincia di Isernia, Maranconi di Agnone, comune di Agnone, casa mia. Entro nelle vostre case per la quinta volta e devo dire che tutte le altre che ci siamo visti, tutte le altre volte che ci siamo visti, ci sono stati tanti partecipanti, un gran bel gradimento e quindi continuiamo. Allora, come avrete letto negli annunci, chi lo ha potuto leggere, faremo una diretta il lunedì, il mercoledì, il venerdì. Ciao Andrea, buonasera, sei il primo stasera, accidenti, veloce, da Isernia. Dicevo, allora, una diretta stasera. Una diretta mercoledì, un'altra venerdì e l'altra l'ultima domenica, tutti alle 21:30. Quindi parleremo, come ora vi dirò, di argomenti vari. Ci incontreremo sul tema degli Italici, dei Sanniti, dei due romanzi, Figli del Toro e Vitellio. Siamo stati tanti, dicevo. Buonasera Marco dall'Irlanda. Siamo stati tanti. Saremo, spero, di più, ancor di più, in queste sere. È un modo come un altro per passare piacevolmente insieme, dei momenti di cultura. Io devo dire una cosa. Ciao Monia, buonasera. Ah, prima di tutto, io non vedo, non ho capito perché, ma non vedo chi si collega. Vedo semplicemente i vostri messaggi. Quindi saluto chi scrive anche un solo ciao, ma non riesco a vedere i tantissimi. L'altro, per la seconda puntata siamo stati 2150 fino ad oggi le visualizzazioni. Buonasera Luigia Marinelli, anche chi mette un ciao vedo. Dunque, sto aspettando, come sempre, i primi 5 minuti sono di attesa per permettere a tutti di collegarsi. Quindi dicevo che gli appuntamenti saranno il lunedì, il mercoledì prossimo, venerdì e domenica alle 21:30. Ricordo che per qualsiasi informazione e anche per acquisto dei libri, qualcuno me l'ha chiesto, c'è il sito www.vitelio.com. Ripeto, www.vitelio.com. È importante. Buonasera Pierluigi, un aficionados e sobrino d'Agnone. Buonasera, ciao, aspetto che vi colleghiate in molti. Giorgio da Guglionesi, ciao Giorgio. Bene, come vedete sono a casa mia, dietro di me c'è il caminetto, c'è il divano, c'è la tavola Oscar e una di queste sere parleremo approfonditamente della tavola Oscar. Ciao Rita, buonasera. La tavola Oscar che è un reperto che ha anche un pochino di, come dire, almeno nella sua storia archeologica del ritrovamento, un pochino di mistero, a cui ho promesso di dedicare un prossimo romanzo fra 2 anni. Salvatore, buonasera, da Agnone, Salvatore delle Iridi Digitali. Raffaele, buonasera, da San Martino in Pensilis. Speriamo che la prossima volta possiamo organizzare la presentazione del nuovo libro. Raffaele, ci tengo tanto, San Martino mi ha accolto l'altra volta, Maria Meravigliosa, e lo stesso sarà il mio piacere di venire. Donato, buonasera. Dino da, immagino, Letto Manoppello, dicevo Dino dall'Abruzzo. Elisa, buonasera, di Iorio, sarà Molisana. Se mettete la vostra provenienza nei saluti io saprò, e lo diremo da dove. Erenia Fasano, buonasera. Sofì Colantoni da Villetta Barrea, che piacere di sentirti. Mario Ursitti, buonasera, buonasera. Allora, vediamo se sono passati i primi 4 minuti. Fra 1 minuto cominceremo l'argomento di questa sera. Buonasera Paolo, il nostro guerriero sannita del Volturno, dell'Alto Volturno. Pescasseroli è presente. A che ora si litiga su dove sia stata trovata? Venerdì la tavola Oscar, Salvatore. Venerdì. Buonasera Emanuela, sannita di Benevento. Finalmente, non so se le altre sere ho avuto modo di
salutare qualcuno del Sannio Beneventano. Buonasera, quindi benvenuta a Emanuela, Paola, Dagnone, Donato, Molisano, immagino, se non ricordo male, Paolo da Camerino, Paolo dalle Marche. Ci sono già tre regioni presenti, forse quattro, e più l'Irlanda, come abbiamo detto prima. Allora, sono passati i primi 5 minuti. Gianni, buonasera, da Pescara, presidente dell'Associazione Vitelio. Elisa di Campobasso, bene, Elisa di Iorio di Campobasso. Anche il capoluogo di regione è presente. Bene, allora, l'argomento di stasera. Siccome lo avevo lasciato Alfredo, buonasera. Stiamo appena cominciando. I primi 5 minuti sono sempre di saluti e di attesa che tutti si colleghino. Roberta, buonasera da Isernia. Isernia, ebbene, oggi l'ho detto. Isernia è l'unica provincia d'Italia che ancora è esente dal coronavirus. Io spero che duri per sempre, però ho anche chiesto al presidente Toma con un appello pubblico che immediatamente, senza perdere più tempo, tra varie indecisioni, di poter istituire subito i posti letti che servono, che potranno, io spero, mi auguro di no, servire a noi, ma se non servissero a noi molisani, i posti letto ovviamente che sapete, specialistici, ma che servano di solidarietà per le altre regioni italiane che sono ormai allo stremo per quanto riguarda i posti letto. E quindi c'è stato un appello pubblico. Però la notizia è, per chi non lo sa, che ancora nella nostra provincia, per grazia di Dio, non ci sono ancora, ma non, non ci sono ancora, non ci sono ancora contatti, casi di coronavirus. Però non possiamo dormire sugli allori. Da qui un appello del mondo della cultura molisano al presidente Toma, che si sbrighi a fare i posti letto. Bene. Allora, Ortona, buonasera, Paride, Giusi, da Larino, e beh, Maria Loretta Sozio, originaria di Capracotta, da Carovilli, da Atina, Val di Comino. Benissimo, allora dobbiamo cominciare. Dobbiamo cominciare e dobbiamo, ahimè, parlare di qualcosa di autobiografico. Mi è stato chiesto da più parti, ed era una delle domande che più spesso mi fanno i ragazzi, delle scuole soprattutto, perché ricordiamo lo spirito di queste serate. A casa con l'autore vuol dire a casa dell'autore e io nelle vostre case, ma anche alla scoperta di qualcosa che possa interessare il retroscena della scrittura dei romanzi, quindi non solo la storia sannita, ma anche quelli che sono in retroscena, quindi qualcosa di autobiografico, delle curiosità. Buonasera Danilo. Allora, l'argomento di questa sera è cosa c'è dietro il concepimento di un romanzo. Come mai sono stato indotto a creare queste storie, a inventare o a studiare prima di tutto e poi inventare delle storie, a studiare la storia dei Sanniti. Ebbene, la cosa parte da molto lontano. Buonasera Sofia, ciao Sofia, da Varsavia. Bene, parte da molto lontano. Io ho studiato scienze politiche a Firenze, mi sono laureato per fare il giornalista e a un certo punto della mia vita ho fatto il giornalista di turismo equestre. Per questo motivo, nel 1991, ormai abitavo a Firenze, mi ero sposato a Firenze, dovevo rimanere a Firenze come tanti molisani o anche del sud, ragazzi del sud che hanno studiato fuori e che comunque poi rimangono spesso a lavorare fuori. Ebbene, anch'io ero destinato a fare una carriera fuori e ho cominciato a lavorare a Firenze per Repubblica, però poi ebbi una occasione di poter fare, come stavo appena dicendo, il giornalista di turismo equestre. Questo ha a che fare molto con la storia dei romanzi. Eh sì, perché da Cavallo Magazine, e io lavoravo nel 91-92 come inviato di Cavallo Magazine, avevo unito la passione per i cavalli con la passione per la scrittura, per il giornalismo. E quindi che cosa successe? Successe che il direttore da Milano mi disse:
Guarda che in Molise, non sapeva lui che io fossi molisano, c'è una famiglia che fa per ultima la transumanza, era il 91. Ebbene, se tu la seguissi, noi acquisteremmo il tuo servizio. Io vendevo i reportage all'epoca, le riviste di turismo equestre. Cavallo Magazine era la più grande rivista di turismo equestre italiana e pagava anche molto bene. Un servizio valeva uno stipendio all'epoca, vi assicuro. Allora, corsi, figuriamoci, in Molise. E corsi a fare questo reportage, due macchinette, armato di due macchine fotografiche, all'epoca non digitali, eravamo nel 91-92, eravamo nel maggio del 92, presi in prestito il mio fratello, chiesi a mio fratello di venire, di prestarsi, scusate, ho usato una cattiva. Ciao Carmelina, sto raccontando la storia della Carmelina Colantuono, la storia del nostro incontro che ha cambiato la mia vita. Nel 92 andai a fare questo reportage appresso ad una mandria di 500 capi di bestiame che dal Gargano si recava ancora in maniera del tutto spontanea e naturale come azienda, come esigenza aziendale, si recava ogni 6 mesi sulle montagne di Frosolone, la quale la famiglia Colantuono, per l'appunto, era originaria ed è tutt'oggi originaria. Ebbene, io con due cavalli, neanche una coperta, due macchine fotografiche, i nostri due cavalli, quello mio e quello di mio fratello mi serviva come modello, io iniziai a seguire questo reportage, incontrai la famiglia Colantuono con queste 500 mucche alla seconda tappa, non andammo dal Gargano, ma da Ponte Civitate. Quando la mattina arrivarono, la mattina presto, all'alba, queste 500 mucche, fu uno spettacolo che già all'epoca mi scioccò. Ebbene, 500 mucche in movimento, voi non sapete cosa sono. Sono musica di muggiti, di campanacci, di richiami, di abbaio di cani. È un mondo che si muove, un mondo in cammino, fu il titolo del documentario che ne ricavai poi. Però io dovevo fare questo reportage. Ebbene, eravamo ai confini con il Molise, Ponte Civitate, la partenza per la seconda tappa, ma per noi la prima tappa, è al confine, sul fiume Fortore, al confine fra il Molise, poco sotto Serra Capriola, e la Puglia. Ebbene, partì il pomeriggio questo cammino, di cui giorno vi racconterò molto più in dettaglio, perché è veramente una storia straordinaria, il cammino e l'esperienza che io feci. E per 4 notti soprattutto, ma anche 4 pomeriggi e 4 albe, perché di giorno si stava fermi, per me si aprì un mondo, la conoscenza del mondo della civiltà della transumanza. La civiltà della transumanza che aveva ed ha permeato tutta la storia dell'Appennino centro-meridionale. Ma non solo, si aprì la conoscenza. Ne avevo in parte, ma la curiosità culturale nei confronti dei tratturi e la curiosità culturale nei confronti del mondo poi, successivamente, dei Sanniti. Questo nei 10 anni, che va dal 91 all'anno 2000. Ebbene, io conobbi Zi Felice Colantuono, il capostipite, che poi sarebbe solo morto di lì a. Buon'anima, di lì a 4 anni, tutta la famiglia Colantuono, tutto il modo di procedere naturale di una grande mandria di animali, per cui non eravamo noi uomini che dettavamo il ritmo, ma le mucche, per cui addirittura le mucche, mi ricordo sempre il nome della più anziana, Palazzola, faceva la strada a tutte quante le altre, anche di notte conosceva la strada. E conobbi queste persone straordinarie, la famiglia Colantuono, con i loro valori non toccati, non corrotti, come Zi Nicola, Zi Felice, Zi Antonio, dalla civiltà moderna, ma ancora strettamente legati alle risorse del territorio, dalle quali loro dipendevano, perché le mucche dipendevano dai pascoli. Dal territorio, dalla possibilità di spostarsi lungo i tratturi. Ed ecco che Zi Felice Colantuono ce l'aveva con la regione Molise, con la regione Puglia, che non garantivano la salvezza, la salvaguardia della rete tratturale. E lì io imparai cos'era una civiltà, la fine, l'ultimo
gli ultimi rappresentanti di una grande civiltà di cui i Sanniti erano stati capostipiti. Ebbene, la faccio breve, mi interrompo qui con il racconto della transumanza dei Colantuoni, ma io devo a loro l'innamoramento o il nuovo innamoramento, avevo lasciato la mia regione che avevo 19 anni, quindi 12 anni prima circa, per la mia regione, per gli studi sulla civiltà della transumanza che ho condotto per 10 anni. E poi l'Accademia dei Georgofili di Firenze ha riconosciuto questi studi, la validità di questi studi mi ha voluto con sé. Ebbene, è la scoperta, devo a loro la scoperta, ripeto, di chi, dei popoli, del popolo in particolare, che ha generato la civiltà della transumanza appenninica, i Sanniti, cosa che poi solo dopo il 2000, abbandonando ciò che avevo fatto per 10 anni insieme ai Cavalieri del Tratturo per tentare di fare il Parco dei Tratturi e fare una serie di cose che vi racconterò un'altra volta. Ebbene, dopo il 2000 io cominciai a studiare i Sanniti e la rabbia, e ho finito, la rabbia, che è la grande storia della civiltà della transumanza, che è la grande storia dei Sanniti e dei popoli italici, popoli di allevatori, che hanno permeato di sé tutta la storia antica e che hanno ancora noi come figli culturali, non si conoscessero queste come meritano, sia la storia della civiltà della transumanza, con tutte le conseguenze nei secoli che ha portato, e sia soprattutto poi la storia dei Sanniti. Allora, qual era il modo per far conoscere questa civiltà? Io sono un comunicatore, sono un giornalista, oltre che lo studio, dopo lo studio è cominciato già dal 94-95 la voglia di raccontarla. Ebbene, nel 94 mi incontro con Luca Mancini, regista all'epoca ancora esterno della Rai, oggi è uno dei registi di punta di Linea Verde, 25 anni che ci conosciamo, non so se Luca c'è e lo saluto comunque. Lavoriamo ancora insieme, dobbiamo lavorare a un nuovo programma. Ebbene, Luca Mancini doveva preparare una puntata di Linea Verde, era il 94, propose immediatamente i Tratturi, fu un incontro fortuito. E lui fece, insieme al conduttore Vannucci, una delle puntate, la prima puntata di Vannucci a cavallo nel 94 e arrivamo a Capracotta. Dopodiché avevamo organizzato una puntata con Colantuono per il 95, ma ahimè, purtroppo una questione sanitaria non permise ai Colantuono nel 95 di partecipare alle due puntate che facemmo di Linea Verde, che comunque realizzammo di Linea Verde del 95, però hanno partecipato dopo. Si sa poi com'è finita la storia dei Tratturi, come si sta svolgendo con grandi soddisfazioni di tutti, ma questo dei Tratturi della civiltà della transumanza, vi ripeto, spero di poterlo raccontare compiutamente un'altra sera. Oggi dobbiamo arrivare al romanzo. Ebbene, dicevo, ho cominciato con la televisione. La televisione però, per raccontare il Molise, l'Abruzzo, i Tratturi, la civiltà della transumanza, ma la televisione è per molti, avevamo 5 milioni di spettatori nelle puntate di Linea Verde e fu il mio inizio con la Rai, tra l'altro. Ebbene, la televisione è un mezzo straordinario che è per molti, ma scrive sull'acqua. Se non si ripete continuamente il messaggio, come oggi per esempio il coronavirus, ebbene non diventa patrimonio della cultura generale di chi ascolta. E allora un saggio, certo, ho scritto libri, saggi sulla civiltà della transumanza, e vi dicevo dell'accoglienza all'interno come membro dell'Accademia dei Georgofili, grazie a questi saggi. Ma il saggio al contrario, scripta manent, rimane, è un messaggio che rimane, ma è per pochi. E non è per un grande pubblico, è per il pubblico degli specialisti. Qual era un mezzo per poter raccontare a molti una storia o delle storie che però fossero rimaste scritte? Il romanzo. Nel 2000 io ebbi questo pensiero, questa sorta di umiliazione, di illuminazione, scusate, per la fretta mi si accavallano le parole. Ecco, ho finito. Ho detto la spiegazione. Il romanzo è per molti, se ha la fortuna di essere scritto, l'avventura di essere scritto decentemente, e rimane. Il romanzo incide, la letteratura è importante, la narrazione di un luogo per iscritto, dei luoghi, è importantissima. Anche la televisione fa la sua parte e poi
il cinema consacra. Questo è da una parte i motivi per cui io sono arrivato a scrivere i romanzi sui Sanniti, per far noto il mio territorio, tutto l'Appennino, e per tentare di dare un contributo alla memoria della grande storia dei popoli italici, del loro enorme ruolo nella storia di Roma, del loro enorme ruolo nella storia dell'Appennino italiano, di quasi metà di tutta la penisola, perché hanno segnato gli italici non solo la storia della civiltà e della transumanza, la storia economica, ma la storia culturale, linguistica, religiosa di secoli precedenti a Roma. E poi lo scontro con Roma è stato decisivo per la storia d'Italia. E poi la fusione con Roma è stato decisivo per l'impero, per la formazione dell'impero che io chiamo italiano più che romano. Ebbene, questo tentativo va avanti con la scrittura prima di Vitellio, che è uscito nel 2012, 12 anni dopo il primo pensiero, quindi tra i 10 e i 12 anni di studi, e poi con Figli del Toro, che è l'inizio di una trilogia che approfondisce alcuni dei temi già guardati, già narrati da Vitellio, e però arriverà, è 20 anni prima di Vitellio, e arriverà a raccontare tutta la guerra sociale e lo scontro finale del mondo appenninico con il mondo romano e la loro fusione. Ce l'ho fatta, spero di non essere stato troppo confuso. Quindi, in sostanza, l'incontro con la famiglia Colantuono, che io ringrazio ancora, che adoro come famiglia, e che per tutto quello che poi hanno fatto anche dopo, le nuove generazioni che stanno facendo ancora oggi, fino ad arrivare al riconoscimento della civiltà della transumanza europea e quindi anche molisana, come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Però, Carmelina, insieme dobbiamo ancora fare il Parco Nazionale dei Trattori. Questo lo sappiamo. E sarà fatto. Allora, Maria Luigia Colantoni, buonasera. Bernardo Mastro Vincenzo, buonasera. Bene, io a questo punto sono pronto per le domande. Vado in alto per vedere se ce n'erano già. Quelli che ho salutato non li risaluto. Buonasera, Sofia da Varsavia, buonasera. Allora, Donato, Paolo, Gianni, ci sono almeno 6-7 regioni presenti. Bene, ci siamo conosciuti nel trekking dei briganti Paride, sì, me lo ricordo. Vediamo se ci sono domande, altrimenti io leggerò un brano, naturalmente del romanzo, come faccio sempre. Carmelina, se vuoi intervenire scrivendo qualcosa, molto volentieri. Abbiamo con noi Carmelina Colantuono, per l'appunto, erede di Zi Felice e della sua grande famiglia. Bene, allora, Nicola Petrella, buonasera. Non ci sono domande. Allora, intanto ricordo che chiunque voglia avere notizie di Vitellio, dei due romanzi, delle presentazioni che, ahimè, riprenderanno, allora, il sito www.vitellio.com può essere utile, anzi è utilissimo, e tra l'altro si possono ordinare i libri. Allora, vorrei leggere una cosa che mi ha chiesto più volte Marco, la dedica di Figli del Toro. Bene, cominciano le domande. Giorgio, arrivo subito. La dedica di Figli del Toro è piaciuta molto al mondo femminile, ma perché? Perché effettivamente è dedicato in particolar modo questo libro alle donne. Innanzitutto ho voluto dedicarlo, visto che stavo concludendo, chiudendo il romanzo, l'avevo appena chiuso la prima bozza, ed è nata la mia nipotina di Firenze, la figlia di Ruben, mio figlio, e quindi, che si chiama Ginevra, e quindi è una donna. Avevo in mente di dedicare questo libro ad una donna, l'avevo già stilata, la dedica che ora vi leggerò, e però quindi non ho potuto fare a meno che dedicarlo anche a lei, a Ginevra, quindi, perché veda un mondo
senza guerre. E poi la dedica generale a madri, figlie e spose di ogni tempo, al dolore delle donne che hanno atteso invano il ritorno delle persone amate dall'assurdità di tutte le guerre del mondo, perché la loro è la sofferenza di Dio. Pensate alla sofferenza di tutte le donne che hanno subito e che subiscono ancora oggi le guerre che sono decise spesso, sempre, quasi sempre, direi sempre, dagli uomini, da chi comanda le nazioni, ma è il mondo femminile che ne sopporta il dolore più straziante. E anche se Figli del Toro parla di guerra, come ha detto un lettore l'altra sera, in realtà è un romanzo fortemente contro la guerra. E la dedica alle donne mi sembrava doveroso da parte nostra, del mondo maschile. Allora, vediamo. È la prima domanda. I frutti, Giorgio Senese, i frutti che fai trovare a Marzio, le susine selvatiche, anche noi a Guglielmesi le chiamiamo Vregnel, ma è chiaro, così come chiamiamo, oddio le pronunce, Grest, i vasi da fiori o Scuriez, la frusta, Curiez la conosco, la frusta. Credi che siano termini osci? Com'è difficile, Giorgio, rispondere. Io sono sicuro che alcuni suoni della nostra lingua, come Agnone, noi per dire sì, diciamo Schoin, per dire no, diciamo Naun. Non so se la parola Schoin si diceva così in osco, la parola sì, come in questo caso la Vregn. Da noi si chiamano le Vranglò, pensa, le susine selvatiche. Ebbene, ma i suoni, i dittonghi, la MB, MB, la D al posto della T, sono suoni antichissimi. Non so le parole, ma suoni sì. Una parola, o di molte parole, scusate, ne faccio un esempio di una, sono certamente osche. Termane, Rutermane. In Umbria è stato trovato dal professore La Regina un'iscrizione al dio Termane, un dio osco, che è divenuto anche un dio latino, il dio Terminus, che presiedeva, i cui tempietti erano, ai confini, presiedeva ai confini, perché i confini erano sacri, fra due proprietà, fra due colonie, fra due territori. Ebbene, Termane, Rutermane, si dice ancora Agnone, penso in Abruzzo, Molise, per dire confine, la pietra di confine, è un termine osco. Sì, ce ne sono di parole osche. Queste in particolare non lo so. Gianni Gianmarco, quanto erano ricchi quei popoli facendo attività della transumanza? Beh, guarda, i popoli antichi osci erano ricchi, erano assolutamente ricchi. Tanto è vero che quella ricchezza fu sfruttata anche dagli imperatori romani dopo l'annessione dei nostri popoli. Gli imperatori romani hanno creato, per esempio, Altilia, una città dogana su un vecchio percorso tratturale sannita, gli imperatori avevano le greggi demaniali, eccetera, eccetera. Sì, erano ricchi. La capacità di sfruttare, di utilizzare il territorio, da parte dei nostri grandi allevatori, i nostri popoli, ne fece la loro ricchezza. Abbiamo città come Monte Vairano, abbiamo monumenti nell'ultima fase, quello di Pierrabondante, santuari che lo testimoniano. Abbiamo le tombe di Paestum dei Lucani, che sono nostri figli, come dico sempre, figli dei Sanniti, che lo testimoniano. Era una ricchezza. E poi il fatto che i Sanniti cominciarono a debordare dalle loro montagne, si scontrarono quindi poi con Roma, dimostravano che avevano ancora bisogno di territorio ulteriore rispetto a quello del Sannio antico. Sì, erano ricchi, erano popoli sicuramente ricchi. Bene, vediamo un po'. Vranglò, grazie Danilo. Vranglò è un termine che si usa per le nostre susine gialle. Sheen and Naun per dire sì o no anche Ursitti. Ciao Mario. Si può dire che, Giorgio, che la cultura sannita ha in sé anche una peculiare cultura del cavallo? Accidenti se sì. Qui veniamo sulle mie passioni. Giorgio, la cavalleria sannita in epoca romana era famosissima quando eravamo parte dell'esercito romano, ma c'è un episodio anche precedente. Appena dopo, come dire, essere diventati soci di Roma, dopo quindi il 290 e 260 avanti Cristo, quando arrivò Annibale, pochi decenni dopo, c'è un episodio che riguarda
l'attuale colle vicino Casa Calenta. Casa Calenda, un episodio per cui una cavalleria, un grande contingente di cavalleria sannita va a salvare l'assedio, un console romano che era assediato dalle forze di Annibale. 5.000 fanti e non mi ricordo quante centinaia di cavalieri sanniti salvarono questo colle, questo console romano. Ebbene, si parla di un migliaio. Voi pensate, un migliaio di stalloni, perché erano solo cavalli maschi. Solo in quel momento quante migliaia di cavalli voleva dire di allevare per tirar fuori 1.000 stalloni maschi da poter fornire in quel momento alla cavalleria di un piccolo episodio, sicuramente erano molte migliaia. Sì, il cavallo, e poi lo vediamo nelle sculture, lo vediamo nelle tombe di Paestum, i morti cavalieri, scusate, guerrieri lucani, a Paestum non mancano mai di cavallo, non mancano mai di cavallo, ritratto nelle tombe. Il cavallo è un importantissimo elemento della nostra cultura antica, è peculiare. Sì, poi erano cavallini molto belli, piccoli, non grandi, ma molto ben conformati col collo. Perché non si, Giuseppe? Non si organizzano mostre a livello internazionale sui Sanniti, sono sconosciuti persino dagli attuali abitanti del Sannio. Giuseppe, nell'80-81 si è fatta una mostra internazionale curata dalla professora Regina e ancora nei primi anni 90. Non se ne fanno da molto tempo, ma noi, insieme a Gianni Gianmarco, alle soprintendenze di Ancona, Museo archeologico di Ancona, Soprintendenza d'Abruzzo e altre, stiamo pensando prima a convegni sugli italici e quindi anche sui sanniti e poi ad una grande mostra fra 2 o 3 anni sugli italici, sulla etnia italica e non solo sui sanniti, perché così si fa capire la grandezza e l'importanza di questa etnia, divisa in varie totas, ma una etnia che ha dominato l'Italia appenninica, con esclusione dell'Etruria, per molti secoli e si è scontrata ed è stata la principale protagonista della storia italiana anche nello scontro con Roma dell'epoca. Bene, quindi si farà, si farà, si farà. Chi era Silone? Come chi era Silone? Vincenzo di Serafino. Ma Silone, quanti minuti sono? 32. Abbiamo 8 minuti ancora. Silone, Quinto Popedio Silone. Generale dei Marsi, Medis supremo a un certo punto della storia del popolo dei Marsi, grandi guerrieri, e Quinto Popedio Silone, generale sotto Caio Mario nella guerra contro i Cimbri e contro i Teutoni, che respinsero insieme agli italici, i romani insieme agli italici, la più grande invasione dell'epoca di barbari, salvarono l'Italia. Quinto Popedio Silone, che Caio Mario, terzo fondatore di Roma, secondo i romani, che salvò l'Italia in quel momento, Caio Mario definì l'Hannibal italico, l'Annibale italico, quanta stima ne aveva. Quinto Popedio Silone, che insieme a Gavio Papio Mutilo, embratur dei Sanniti, furono gli embratur della prima confederazione che nella storia si chiamò Viterio Italia. Fondarono Quinto Popedio Silone e Gavio Papio Mutilo fondarono un'idea politica che si chiamò Italia, una nazione che, uno Stato che per la prima volta e si scontrarono con Roma addirittura in quel momento per abbatterla, non più per ottenere la cittadinanza. Silone dovrebbe essere con Gavio Papio Mutilo negli annali della storia d'Italia. Ecco, ho detto tutto e per andare avanti, se no. Allora, Andrea Zullo mi scrive da un'altra parte e mi dice: un passaggio del tuo intervento nella prima edizione di Esernninorum parlavi del fatto che durante il Novecento la storia degli italici fu messa da parte, specie durante il Ventennio. Allora, la storia degli italici ha subito parecchie ingiustizie, ma il principale motivo per cui la storia degli italici non è nota è che non avevamo letteratura. O perlomeno non ci è rimasta, non ci è stata tramandata. Non abbiamo avuto un Omero, un Virgilio, e non abbiamo avuto autori. Gli autori italici che si conoscono
hanno scritto già per Roma Ennio, Ennio il principale, anzi il fondatore della poetica romana, era un sannito apentro con origine a Pietrabondante, lo ha scoperto il professor La Regina scoprendo gli Ennio come medis dei sanniti pentri in un'iscrizione di Pietrabondante. Quindi abbiamo Ovidio, ma è ormai un poeta nell'ambito romano, ma era di Sulmona, italico. Noi non abbiamo avuto autori che hanno scritto della storia, della letteratura degli italici. Sappiamo che avevamo letteratura teatrale, le fabule atellane ne sono un esempio, ma non abbiamo testimonianze scritte. Questo è il primo motivo per cui. E quindi la storia l'ha scritta Tito Livio. Scrivendo la storia di Roma ha dovuto per forza parlare dei Sanniti. Parte di storia l'hanno scritta i geografi o gli storici greci come Strabone, Festo, anche qualche storico italico, ma sempre nell'ambito ormai romano, imperiale. E quindi non abbiamo avuto letteratura. Dopodiché, però, ha concorso alla nostra parziale scomparsa è il fatto che il ventennio fascista, ma ancor prima l'unità d'Italia, doveva esaltare Roma. Doveva esaltare Roma e l'impero. Senza sapere che Roma in quel momento imperiale era romani, latini, più etruschi, più italici, più greci del sud Italia. Questo voleva dire Roma a un certo punto della storia. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Dopo la guerra sociale, Roma non sarà più una città-stato che dominerà gli altri, sarà un connubio straordinario e più forte tra latini, italici integrati in pieno, dopo la strage subita dai Sanniti, ma integrati ormai in pieno gli italici, gli etruschi, tutti resi cittadini romani, i galli del nord, me ne ero dimenticato, i celti, quindi le popolazioni celtiche del nord, i liguri e poi anche gli altri, i veneti, eccetera, e la Magna Grecia. Questa è la grandezza di Roma dalla guerra sociale in poi, soprattutto da Augusto in poi. Quindi la storia di Roma è la storia nostra, anche degli italici, dopo l'impero. Prima è questo che manca, i secoli precedenti, tutto quello che è successo prima. Con questi due romanzi io cerco di buttare un sasso per farla riscoprire, ma ci sono libri, per fortuna, è una grande tradizione che sta nascendo finalmente, grazie al professor La Regina e ai suoi maestri, ma al professor Brizzi e ad altri, che nelle università italiane io spererei, ecco, che le università Molisano, del Sannio Beneventano, di Chieti, e a Chieti abbiamo avuto una grande docente che si è occupata per anni, la Papi, la professoressa Papi, che si è occupata per anni degli italici, ma ancora non basta, le nostre università di tutto l'Appennino, dalle Marche in giù, fino alla Lucania, dovrebbero promuovere scavi e studi della storia degli italici. Ci vorrebbe non più la disciplina, e ho finito su questo, non ci vorrebbe solo la disciplina di etruscologia e storia e antichità italiche. Questa è la disciplina che si insegna nelle università italiane. Etruscologia e antichità italiche. No, occorrerà finalmente una cattedra o più cattedre di storia italica e etruscologie. Allora, Mario Ussitti, perché non cita mai le mie zone? Mario, citiamo del tuo, del lei, del tu. L'altra sera abbiamo parlato di Civitella Alfedena e della Valle del Sangro come una delle culle della civiltà sannita. Non è vero che non lo cito, ma non è assolutamente vero, anche perché ritengo che i Safinos, quando arrivarono i Sabelli dal nord, una delle prime approdi fu la Valle del Sangro. E quindi la Val Fondilla Opi. Oggi ci sono le tombe scoperte in quella meravigliosa necropoli del VI, VII, forse anche VIII avanti Cristo. Come faccio a non citarla? La cito spessissimo. Anzi, quando parlo delle origini dei popoli sanniti, io metto in primo piano la Val di Sangro, come poi merita di essere messa le sorgenti del Volturno, del Trigno e del Biferno, ovviamente. Hanno fatto il gladiatore, facciamo il Ciao Tony, solo così, cioè come film, certo, è uno sforzo da fare, non lo dire a me. Buonasera Lino, Luciano, cavalleria Pentra guidata da un generale Pentro Numerio Decio,
fu l'unica vittoria che riportarono i Romani prima di Cannae. Grazie Luciano per averlo ricordato, che io non posso ricordare tutti quanti i particolari. Era il generale Pentro di cui parlavamo prima, che soccorse il console romano in difficoltà contro Annibale. Il film sui tuoi romanzi, Sara, l'abbiamo detto, c'è un tentativo serio, il secondo, e speriamo che tra qualche anno si possa parlare di film di questi romanzi, figuriamoci se io non ne sia. Però ecco, le due regioni, Molise e Abruzzo, dovrebbero rispondere un po' meglio di quanto non abbiano fatto nel primo tentativo di qualche anno fa. Andrea, ebbene, se possibile, spiegare come delle greggi potevano spostarsi nel territorio di diverse tribù. Sono stati i santi ad inventarlo o c'era prima di loro? Scusami, Paolo. Formula meglio la domanda, ti prego. Ciao Amalia, buonasera. Noi siamo quasi arrivati al termine. Spiegare come le greggi potevano spostarsi nel territorio di diverse tribù. Allora, in epoca antica si sa, il momento della transumanza, sia primaverile che poi quella autunnale, al ritorno giù, al sud, era regolato da convenzioni fra le varie tribù, fra le varie totas. Si interrompevano persino le guerre, le vie pubbliche, che erano gli antenati dei tratturi, le vie pecuniarie, le vie, come si dice, le vie armentizie, che poi in parte diventeranno i tratturi moderni, erano zone franche. Ripeto, si interrompevano persino i conflitti, perché era vitale per tutti i popoli appenninici di Abruzzo, Molise, ma anche ovviamente delle altre regioni limitrofe, spostarsi stagionalmente, ed era la ricchezza principale di tutti. E quindi l'ho detto in sintesi, perdonami la sintesi, ne parleremo un'altra sera. Se Giuseppe Papi, se dovesse individuare una capitale sannita, quale penserebbe? Beh, allora, innanzitutto il concetto di capitale è abbastanza tardo, il concetto di città per noi viene abbastanza tardi. Sappiamo per esempio che una delle più grandi città trovate insieme a Monteferrante di Cavoriglio e ad altre è Monte Vairano, vicino Campobasso, 50 ettari di città. Forse è l'unica così grande che è vicino Campobasso, di cui scavi speriamo tutti che si possano. Ebbene, ma la capitale la sappiamo dalle fonti. Del Sannio Pentro è Bovaianum, senza dubbio, senza alcun dubbio. Il santuario principale, il santuario statale, era l'attuale Pietra Abbondante, di cui non conosciamo il nome antico. Nel passato si disse che era Bovianum Vetus, oggi questa, Boviano l'antica, oggi questa teoria non è più accettata dagli archeologi. Ecco, però assolutamente Bovaianum, ce lo dice Livio, era la capitale del Sannio Pentro. Poi i Caudini avevano una loro città principale, così gli Irpini, quindi Caudio, e poi gli Irpini, Maleonton, che poi diventò Benevento. Sì, Maleonton, mi dispiace, era una città, è un centro straordinariamente importante degli Irpini, anche se oggi questa cosa in Irpinia e a Benevento non si sa. È strano come i beneventani dicono siamo sanniti e gli irpini dicono siamo irpini, e invece non sanno che i beneventani erano sanniti irpini. Assolutamente sì, prima della battaglia che poi trasformò il nome da Maleonton a Beneventum Latina. E poi i Carricini avevano sicuramente un loro centro principale, però attenzione, in epoca antica non c'erano capitali, c'erano santuari e c'erano luoghi di mercato, che poi solo in maniera tarda rispetto a Roma, all'Etruria e alla Magna Grecia, da noi in epoca tarda sono diventate città e quindi si può parlare di capitale. Bene, grazie, buonasera Gabriella. Risposta a Paolo, vabbè, l'avrà letta Paolo Luciano. Allora, Michele, Nicola Grazia e i suoi libri mi hanno fatto fare un bellissimo viaggio, una storia che non si può non studiare nelle nostre scuole, anche primarie. Sì, Michela, grazie. Sono sicuro che sempre di più si farà, anche perché, almeno per quanto mi riguarda, stiamo facendo insieme alla professoressa Ida Adigliani, all'Academy, e alla
Voltugna Edizioni, stiamo facendo anche l'edizione ridotta per ragazzi di Figli del Toro. Esiste già l'edizione ridotta per ragazzi, adatta dai 10 ai 14 anni, di Vitellio. Si chiama Vitellio, Viaggi di Marzio. Tutto questo lo potete scoprire su www.vitellio.com. Ripeto, www.vitellio.com per tutto quello che sono anche le comunicazioni con me. Giorgio Senese, l'ultima domanda. A Pietra Abbondante c'è ancora molto da riportare alla luce. C'è un mondo da riportare alla luce in tutto il Sannio e in particolar modo a Pietra Abbondante. Io penso a Monte Vairano, c'è una città da portare alla luce, distrutta da Silla. C'è Campo Chiaro, il tempio di Ercole, chissà cosa intorno. A Boiano, noi dobbiamo ancora trovare quelli che sono, quella che è la capitale, che è magnificata da Livio, è sepolta. Ci sono soltanto delle mura megalitiche, ma non c'è la capitale, bisogna scavarla, bisogna trovare. E a Pietrabondante è lo stesso. Pietrabondante ogni metro quadrato che si scopre una novità. Dice il professor La Regina, un unicum, ogni anno di scavo, ogni metro quadrato di scavo. Hanno trovato ultimamente, l'anno scorso, l'Eroon, e con questo finisco, l'Eroon. E cioè il monumento funebre, la tomba monumentale dedicata al, secondo il professor La Regina, a Commio Castronio, al padre della patria, a colui il quale condusse i 7.000 sanniti. E accanto al Tempio B hanno trovato un pezzo di spada dell'8 secolo a.C., che era la reliquia, e questo Eroon, che spero di pronunciarlo bene, che era il mausoleo, insomma, alla maniera greca, dell'eroe nazionale, del padre della patria. A Pietra Abbondante veramente c'è la nostra storia, dobbiamo essere tutti affezionati. Vi ringrazio, vi ricordo che mercoledì sera alle 21:30 ci rivediamo su un tema specifico. Venerdì parleremo della tavola Osca e poi domenica sempre alle 21:30. Buonasera da Berna, un saluto. Ciao Sofia da Varsavia e arrivederci al prossimo incontro e grazie di stare con me a casa con me e grazie di volermi in queste sere nelle vostre case. Arrivederci. Buonasera, eccoci qua. Buonasera, l'appuntamento di mercoledì sera, come promesso, alle 21:30 puntuali. Aspettiamo come sempre che qualcuno si colleghi. I primi 5 minuti sono di saluti, come sempre, prima di poter iniziare la diretta. Quindi evitate per favore di mandarmi messaggi da altre parti. Buonasera a chi si sta già collegando. Ah, una cosa, ovviamente devo dire a tutti che non vedo chi si collega, neanche quanti siamo. Evidentemente c'è qualcosa che dovrei fare per capire, forse qualche opzione, però non fa niente. Tanto poi lo vedo alla fine quanti siamo stati e siamo stati veramente tanti in queste sere. Uno dei video ha superato ampiamente le 2300 visualizzazioni, gli altri sono oltre le 1000, abbondantemente oltre 1000, quasi a 2000. Per ciascun video. Buonasera Marco dall'Irlanda, da Dublino. Buonasera Papi, Giuseppe, Alfredo da Martinsicuro. Quindi dicevo, io non vedo chi si collega, non posso salutare tutti, anche perché siamo tanti. Ecco, però saluto chi mi manda, prima che io inizi, chi mi manda un saluto per iscritto. Bene, stasera parliamo
di cosa c'è dietro la scrittura di un romanzo e soprattutto di una delle fonti. Quando facciamo le presentazioni spesso mi chiedono: ma quali sono le tue fonti? Anche i ragazzi delle scuole, ma come fai a scrivere le cose? Dove le hai sapute? Dove le hai trovate? Ebbene, io dico sempre che le fonti sono molte per scrivere un romanzo storico. È ovvio che la prima fonte è la storia, gli storici, i libri, sia contemporanea e si contemporanei, e sia le fonti antiche sono la prima, la base per chi abbia una volontà di scrivere un romanzo storico. Ebbene, ciao Loredana, buonasera. Invece altre fonti sono non meno importanti. L'altra principale è quella dell'archeologia. Se si vogliono descrivere dei posti antichi, ebbene, a mio parere, questo è quello che faccio io, individuare aree archeologiche dell'epoca, esistenti all'epoca dei fatti che io narro, e quindi andare a cercare di recuperarne la visione al di là di quello che sono oggi. E quindi il lavoro degli archeologi, gli studi, e di questo soprattutto parleremo riguardo a Pietrabondante, il santuario della nazione sannita. Per scrivere un passaggio all'interno di Pietrabondante o di altre aree archeologiche, il Luco di Anxa, il Luco di Angizia, all'attuale Luco dei Marsi, eccetera, bisogna conoscere gli studi degli archeologi. E questa è l'altra fonte. Poi altre fonti sono il territorio, perché grazie al cavallo io ho conosciuto i territori appenninici in maniera straordinaria, esattamente come li conoscevano i nostri allontani padri sanniti, perché il cavallo ha le stesse esigenze di 2200 anni fa. Qua non si percorrono certo i viadotti o le gallerie, si percorrono i sentieri, i valichi, le praterie, i boschi, esattamente come faceva sia mio nonno, mio bisnonno 100 anni fa, ma sia come lo facevano i nostri avi 2500 anni fa, eccetera. L'altra fonte è la civiltà rurale appenninica, di cui io mi sono servito ampiamente, e naturalmente gli studi degli antropologi, ma anche la conoscenza diretta della nostra civiltà rurale, perché ho avuto la fortuna, lo dico sempre, di aver conosciuto i miei nonni che negli ultimi anni della loro vita, quando ero bambino e anche adolescente, loro vivevano senza motore. E quindi le tradizioni dei nostri popoli, ma anche la vita quotidiana della nostra civiltà rurale, gli attrezzi, i gesti erano gli stessi di 2000 anni fa, quando, sapendo che mio nonno non aveva la patente, non aveva conosciuto il motore, non aveva conosciuto se non negli ultimi anni la luce elettrica. Io ricordo che da bambino, lo dico sempre, ho vissuto spesso in campagna dai miei nonni, che andavo a trovare spessissimo, al lume della lucerna. Esattamente come faceva un bambino di 2000 anni fa, o delle candele di cera. E ho assistito alla vendemmia, all'uccisione del maiale, a tante cose che erano assolutamente simili. Ecco, per farla breve, abbiamo passato i primi 5 minuti come introduzione. Stasera vi parlerò di una delle fonti, di cosa c'è dietro la pagina, una pagina, o qualche pagina, di un romanzo storico. Me lo hanno chiesto in molti e io sono sempre a disposizione delle domande che gli amici, i lettori, gli appassionati fanno. Facciamo qualche saluto intanto. Alfredo, buonasera. Loredana, ti ho già salutato. Grazie del bacio, lo ricambio. Aldo, buonasera. Se scrivete da dove, io riesco anche a citare i luoghi delle vostre case, perché io. Ecco, io sono a casa mia ad Agnone, sotto l'ombra delle morgi di Pietrabondante, Maranconi di Agnone, e voi siete sicuramente nelle vostre case, certamente. Buonasera allo Sporting Manocchio, facciamo un po' di pubblicità. Diego da Raiano, Vincenzo da Pietrabondante, dalla capitale mia morale. Angelo, buonasera. Giorgio da Guglionesi, Virna da Canosa Sannita, Lino, buonasera, e Roberta, Massimo da Campobasso, se non ricordo male, Marisa, Ilenia, Madonna quanti siete, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ho deciso quindi, in base anche alle vostre richieste, poi è sempre, sono sempre pronto a fare le domande. Che sta succedendo? Sta succedendo che è cambiata la schermata. Vincendo da Pietrabondante.
capitale. Oddio, scusa, ma è Maggio successo da qualcosa? Milanesi, Virna. È successo qualcosa? Non so. Posso andare avanti, secondo voi? Ditemi Sannita, Lino, buonasera. qualcosa, Roberta, se posso andare avanti. Perché Massimo. mi sta riproducendo il video e francamente non so cosa sia successo. Eccomi, scusate, scusate, c'era una piccola. Buonasera da Peschi, Alessandro, poi ho una risposta per te, Gabriella, Massimo, Nicola, Paola, Renata, da Roma, buonasera, Giorgio, ecco la pagina. Allora, stavamo dicendo che parleremo di come viene composta una pagina, o qualcuna delle pagine, due o tre, di un romanzo storico. La prendo da Figli del Toro, il mio secondo romanzo, a pagina 137. Ciao Paola, buonasera. Paola Patriarca ha finito stasera di leggere Figli del Toro e ha fatto una recensione che mi ha commosso. Buonasera Ruben da Firenze, buonasera Sofia da Varsavia. Ciao Pietro, grazie Pietro. Sì, mi sono ripreso, non so cosa sia successo, da Napoli. Ecco qua. Allora, pagina 137. 37 di Figli del Toro. Andatela a prendere perché le curiosità sono notevoli, secondo me. Bene, 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 bene. Avete preso la pagina? Benissimo. Ok. Allora, leggiamo il capitolo che si intitola Kumis. E la situazione è questa. Ci sono Detfri, amica, due tra le protagoniste del romanzo, che stanno procedendo a dorso di mulo e di giumenta verso il santuario della nazione, sotto le morge di pietra abbondante, l'attuale comune di pietra abbondante, provenienti dalla valle del Ver. In realtà provenienti proprio da dove abito io, dove era la fattoria di Detfri, perché la fattoria di Detfri è nella piccola valle qui da noi. Il toponimo di Maranconi, di vicino Maranconi, perché Maranconi è un toponimo recente inventato dalla famiglia Mastronardi 5 o 600 anni fa, Marche di Ancona, perché provenivamo dalle Marche di Ancona. Invece la Vallocchia, la piccola valle, è un toponimo più antico. Allora, la fattoria di Detfri amica è a Piccola Valle, da lì sono scesi nella Valle del Verino e risaliti dall'altra parte per andare sotto le morge di Pietra Abbondante. Ripeto ancora una volta perché si è messo in questo momento in contatto che io stasera vi dimostrerò cosa c'è dietro due o tre pagine di un romanzo storico, come dal punto di vista di una delle fonti principali, l'archeologia. Raggiunsero la quota ove sorgevano le prime costruzioni e lì incrociarono la strada che proveniva dalla porta settentrionale. Di essa si servivano per raggiungere il santuario Sannita tutti coloro che venivano dalla città del Toro Sacro e dall'alta valle del Ver, come pure gli abitanti dell'altopiano ai piedi del Monte Caprum e del Trono del Sole. Ecco, ho citato cinque località. Innanzitutto, questa è la cinta muraria che cingeva le morge di Pietra Abbondante e l'intero monte, attualmente si chiama Monte Saraceno, Monte Karakenos nel romanzo. Ho citato cinque località: la città del Toro Sacro, l'alta valle del Verre, una zona, chi veniva dall'altopiano del Monte Caprum per arrivare a Pietra Abbondante e dal Trono del Sole. Solo per citare queste quattro, cinque località, io devo sapere che in quella porta, che intanto esisteva una cinta muraria a Pietrabondante, che cingeva le mura e che arrivava fino al Monte Caprum, Monte, scusate, Karakenos, e poi che c'era una porta settentrionale. E questa porta settentrionale aveva la funzione di far entrare tutti coloro che arrivavano da queste cinque diverse località, che
che io ho rinominato, ma che esistono. La città del Toro Sacro sono le Civitelle di Agnone, l'Alta Valle del Ver è tutta quanta l'area, l'Alta Valle del Verrino, Monte Caprum è Monte Capraro di Capracotta, il Trono del Sole è Pietra del Melo di Agnone, che anticamente si chiamava Pietra del Miele, come dicono in Vitelli, eccetera. Quindi già soltanto per fare queste affermazioni io ho dovuto prima sapere che quella porta esisteva, cioè esisteva veramente. E che era una porta frequentata da vie che arrivavano da queste zone. E questo, se non lo sapevo, non potevo scriverlo. Quindi c'è uno studio del territorio in quel caso. Svoltarono a sinistra, aggirando le tre grandi morge da monte, e puntarono verso sud, percorrendo una breve discesa fino all'incrocio con la via Sernese, la strada carreggiabile che collegava la colonia latina di Esernia al santuario e proseguendo verso oriente fino alla Valle del Trino e alla comunità di Terventum. Allora il gruppo di Detfri e Amica è entrato nella porta settentrionale della grande cinta muraria, enorme cinta muraria che cingeva tutta l'area sacra e anche l'attuale paese di Pietra Abbondante. Svoltano a sinistra e aggirano le tre morge da monte, quindi svoltano a sinistra, vanno verso sud. C'è una discesa che li porta sulla via Sernese. La via Sernese esiste veramente ed esisteva in epoca preromana, in epoca romana. Ancora oggi la traccia è visibile archeologicamente. Arrivava a Carquinone per arrivare a Isernia, collegava Esernia, la colonia latina in quel momento. Prima, 200 anni prima, a Isernio, l'area di Isernio, al santuario Sannita di Pietra Abbondante. È quella strada in terra battuta, oggi in terra battuta, ma sotto c'è il basolato antico, italico e poi romano, che passa perpendicolare, anzi parallelo, scusate, parallelo alla facciata del teatro e senato di Pietra Abbondante, la via Sernese. E poi, questa è una mia ipotesi, proseguiva verso la Valle del Ver e arrivava fino a Terventum. Questa è perché è una mia ipotesi? Perché io conosco i percorsi che da Pietra Abbondante portano a Terventum e più di una volta ho percorso cose, strade, pezzi di mulattiere che sembrano arrivare proprio da Pietra Abbondante. Chi conosce la zona, la Carapellese, per esempio, che poi sono stati usati come tratturelli. Questa è una mia ipotesi, l'altra invece è tutto vero, ma il bello deve ancora arrivare. Allora, loro entrano nella seconda cinta muraria e arrivano ad un punto di guardia dove vengono fermati, controllati e poi vengono fatti entrare nell'area sacra del santuario, che era vastissima. Detfri uscì dai suoi pensieri quando il gruppo fu fermato all'ingresso del complesso dei templi e del nuovo convegno. Dopo il controllo di rito, i componenti della piccola carovana procedettero a piedi come prevedeva la legge che governava l'area sacra. Poche decine di passi e il gruppo si trovò al cospetto del primo tempio che da lì si incontrava, un magnifico edificio con quattro robuste colonne che reggevano il frontone triangolare, enorme, alla maniera greca. Guardando la facciata sulla destra, il proprio cammino, Detfri ricordò i racconti dell'anziano prozio, la prima volta che insieme si erano recati lassù. Lei aveva poco più di 9 anni. Era quello il tempio dell'esercito, le aveva detto lo zio, frequentato da generazioni di militari, dedicato a Mamerte e alla prima verea guidata da Commio Castronio, Cumis, l'edificio sacro era al servizio degli uomini in armi. Qui essi venivano a compiere sacrifici per aiutare la vittoria in battaglia, per chiedere il coraggio di mantenere l'onore proprio e della propria famiglia. Qui, immancabilmente, le donne sannite venivano a pregare per il ritorno dei loro uomini in guerra. Anche sua madre, ricordò Detfri, conducendola più volte lì durante la guerra contro i Cimbri, aveva pregato i soldati
affinché proteggesse il loro uomo e padre. Davanti a questo tempio, tutti, dai semplici militari agli embrator, tornavano poi per rendere grazie. Già, quando tornavano, pensò Detfri. Dopo campagne di guerra, i primi recavano alla divinità ex voto, mentre i secondi donavano al tempio armi e armature strappate al nemico vinto. A centinaia, paragnatidi, schinieri, cinturoni dei nemici ornavano ancora l'interno degli edifici, fissati con chiodi alle pareti di legno, mentre i trofei eretti all'esterno erano montati su strutture sempre di legno, ad onore pubblico del dio condottiero. Era infine il luogo di tutti i trionfi celebrati dalla Toto. Ebbene, quante notizie ci sono in questa 10 righe, no, 20 righe? Quante notizie solo su un tempio? E non sono finite. Allora, qual è questo tempio? È il tempio A, il primo scoperto negli scavi del 1800 da parte degli archeologi del Regno di Napoli. L'area archeologica di Pietrabondante, segnalata già negli anni precedenti da Francesco Saverio Cremonese, sindaco di Agnone, commerciante di reperti, ma soprattutto studioso dei Sanniti, appassionatissimo studioso dei Sanniti, anche commerciante dei reperti, questo è abbastanza noto, però. A cui si deve il merito di aver segnalato al duca d'Alessandro, ispettore per il regno di Napoli delle antichità di questa zona, l'area sacra di Pietrabondante. Tutto ciò che si trovava, che i contadini scavando lì si coltivava, trovavano reperti a non finire da chissà quanti secoli, oltre che le pietre che hanno costruito metà del paese di Pietrabondante. Ebbene, dopo questa segnalazione furono fatti gli scavi. Una delle prime cose che si scavò fu il Senato Teatro, ma il Tempio A. E questo Tempio A era di fattura greca, terzo secolo avanti Cristo, probabilmente, fra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, ed era il tempio dedicato ai militari. Come faccio a saperlo? È ovvio, grazie ai diari di scavo gli archeologi all'epoca scrivevano a mano e che sono conservati negli archivi. Ma l'uomo, la persona, l'autore che mi ha permesso di scendere nei dettagli, perché i diari di scavo non sono pubblicati, non sarebbero stati pubblicati altrimenti, non sarebbero stati, o meglio, raggiungibili facilmente, è stato Antonino di Iori. Antonino di Iorio, al di là dei suoi altri meriti, ha avuto il merito di pubblicare il diario degli scavi dell'Ottocento e quelli successivi, non solo dei primi scavi, anche quelli di poco successivi. E da lì sappiamo una marea di particolari straordinari. Cosa hanno trovato? Cosa oggi non si sa. Per esempio, ora lo vedremo. Per esempio, i frammenti di una grande statua, più grande di un grande complesso di tre statue, più grande dell'aspetto naturale delle persone, dove si sono trovati i frammenti in pietra, forse in marmo, non so se ricordo male, comunque in pietra, di una grande zampa bovino, di pezzi di una statua di un condottiero e pezzi della statua riferibili ad un dio. Questo è stato trovato nei pressi del Tempio A. E poi è stato trovato il frontone, che oggi è ricostruito, enorme, nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli, e lo vedremo fra poco. Tutte queste notizie, lì sono state trovate quintali di armi a Pietrabondante. Stiamo parlando, per chi si è messo in questo momento in contatto con noi, di Pietrabondante, il Tempio A. I nostri protagonisti, i figli del toro, stanno passando. Detfri sta guardando il Tempio A. Ebbene,
Questa scena che vede Detfrey, i paragnatidi intati alle parti di legno, pezzi di udi, cioè, era realtà, perché gli archeologi del 1853 in poi, ebbene, hanno trovato quintali di armi. Dove sono queste armi? Sono nelle casse del Museo Archeologico di Napoli, sperando che si possano poter recuperare un giorno che sarà pronto, ahimè, il museo a pietra abbondante, semmai sarà pronto. Ebbene, da chi erano state strappate e portate queste armi? L'ho detto, glielo ha raccontato lo prozio e la mamma a Detfrey bambina. Ebbene, sono state portate dagli Imbrator, dai Medis vincitori. Di quali eserciti erano queste armi? Certamente la maggior parte di eserciti romani, i nemici dei Sanniti, ma anche armi italiote. Della Magna Grecia. Evidentemente erano stati degli scontri fra sanniti, delle guerre, delle battaglie fra sanniti e qualche popolo, qualche colonia della Magna Grecia. Ma attenzione, si sono trovate armi epirote del V secolo avanti Cristo, armi etrusche, anche. Armi epirote, che vuol dire? I sanniti sono stati a combattere in Epiro? No, è il contrario. Una cosa che non si sa della storia preromana, che vede i protagonisti gli italici, i sanniti, e non i romani, è che almeno nel V secolo, ora perdonatemi, non sono sicuro del periodo in maniera precisa, questo ora dovrei andarlo a rivedere, ma non ho tempo, però a un certo punto della storia, prima delle guerre sannitiche, e mi sembra di ricordare metà del V secolo, Alessandro il Molosso dall'Epiro invase l'Italia del Sud, voleva conquistare ebbene l'Italia del Sud. Gli italici si coalizzarono, i sanniti in prima persona combatterono questa invasione che non ci fu e fu salva. Ebbene, le armi epirote sono conservate, erano state conservate come trofeo a pietra abbondante. Vabbè, ho letto 10 righe e vi ho dovuto e non ho finito, però continuavo a leggere, dove e come, perché ho potuto scrivere delle poche cose di 20 righe che Detfrey ha visto quando è passata. Poi un'altra cosa straordinariamente difficile è capire il momento preciso. Qui siamo nell'autunno del 91 a.C. Quante domande ho fatto al professore, alla regina. Professore, ma nell'autunno del 91 a.C. cosa avrebbe visto un visitatore di Pietra Abbondante? Queste siamo solo ai primi passi, davanti al tempio A. Povero professore, ha dovuto rispondere per tutto quanto ha potuto e l'ha fatto con grande generosità. E vede, ebbene, vediamo cosa altro ha visto Detfrey in quel momento a Pietra Abbondante, lì dava solo lì, rimarremo solo lì. Abbiamo detto che davanti a questo tempio andavano a giurare, dove fosse bisogno di un giuramento, i militari andavano a offrire gli ex voto chi tornava dalla battaglia e i trionfi e le armi strappate al nemico, le spolie strappate al nemico come i comandanti. Ebbene, è il luogo dei trionfi. Detfrey, continuiamo. Pagina 139 in basso. Detfrey guardò in alto la sua destra e lesse il nome del Medis che aveva fatto edificare il tempio. Gneo Staio. Ricordò con tenerezza i complimenti di suo zio, buono e paziente, dopo che lei era riuscita a leggere, lei bambina, l'iscrizione scolpita a grandi caratteri sull'intero frontone. È grazie a questo posto, gli aveva detto lo zio, che la nazione si riconosce tale. E dovrebbe essere così anche per tutte le genti safine, tutti sgorgati dalla stessa sorgente. E l'anziano zio le aveva parlato della statua gigantesca contenuta dentro il tempio e visibile solo ai sacerdoti, raffigurante Comio Castromio, Cumis, il fondatore della Toto.
Spinta da questo ricordo, Detfri abbassò lo sguardo e non poté fare a meno di sussultare dalla sorpresa. Amica, amica, guarda quella statua. C'è anche il toro, il toro! Tra le colonne del porticato, alcuni uomini erano intenti al lavoro intorno ad un grande complesso lapideo, fatto scendere dal suo piedistallo che giaceva di poco al lato. La giovane stentava a credere ai propri occhi. È Kumis, è proprio lui! Come diceva lo zio, è quello, è il toro di Mamerte! Amica fu costretta a fermarsi. Insieme guardarono la figura del condottiero, alta forse 2 volte la statura di un uomo. In piedi, vestito di un elmo piumato, corazza e mantello, sorreggeva una lancia sannita, con la punta rivolta alla terra, mentre un possente animale dalle lunghe corna era accovacciato al suo fianco sinistro. Fu lui a guidare i 7.000 giovani, continuò Detfri, eccitata. Il Bove scelse la terra degli Opici per far nascere la nostra Tautu, ispirato dal Dio. Lo so, Detfri, lo so, interruppe amica. Conosco questa storia, me l'hai raccontata tante altre volte, ma piuttosto, che cosa stanno facendo quegli uomini? Perché hanno portato fuori la statua dal tempio? Detfri era come rapita, non rispose. Fu la voce di Herennio alle loro spalle che diede loro la spiegazione. Sono giorni che ci lavorano, vogliono trasferire Comius, il conduttore, lassù, vedete? Così facendo, l'uomo indicò un punto verso monte, alla loro sinistra, dove accanto alla sagoma possente del Tempio Maggiore, si intravedeva un edificio a forma di torre quadrangolare, di nuova costruzione, ancora contornato dalle impalcature. L'Eron, per dirla con i greci, è ormai completato. Sarà quella la nuova sede del padre della patria, se mai riusciranno a portarcelo quel gigante e il suo toro. Le reliquie sono già custodite lì dentro, la spada, il cinturone, l'anello. Non è ancora finito, ma è già meta di pellegrinaggio, concluse Herennio. Le due ragazze vedevano a stento il nuovo mausoleo, ma assentirono incuriosite. Soprattutto Detfri pendeva dalle labbra del padre adottivo. Gavio Papio sa come trattare gli animi della sua gente, continuò Herennio. I Samnites si riappropriano dei loro miti. Tutto sembra andare un'unica direzione. Non disse altro, trasse un sospiro, poi spinse le figlie a proseguire la strada. Andiamo, andiamo alla fornace che ci aspettano. Si mossero, ma Detfri, nel tirare le briglie della sua cavalcatura, si voltò e accennò un saluto deferente all'indirizzo di Kumis, accompagnato da un sorriso grato rivolto alla memoria del suo grande zio. Quante altre notizie abbiamo appreso da questo piccolo brano? Abbiamo appreso la notizia che c'era un grande frontone, ed è oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con il nome del Medis che volle quel grande tempio, Gneostaio. Abbiamo appreso dell'esistenza della statua, ve lo dicevo prima, perché ho potuto descrivere questa statua grazie ai diari di scavo, ripeto, pubblicati da Antonino di Orio, del 1800. 1850 in poi, perché lì in quegli scavi si dice, in quei diari, si dice che furono trovati appunto i pezzi di un bove, di un condottiero e anche di un dio. Non ce l'ho messa perché ci sarà dopo, perché Maerte era ancora dentro il tempio, in quel momento in cui passano Amica e Detfri. Ma poi c'è un'altra notizia straordinaria, quella della costruzione di un nuovo Heroon, un mausoleo. Il Heroon in greco vuol dire la tomba monumentale del eroe nazionale, del padre della patria. Questa è una scoperta di 2 anni fa. Il professor La Regina, insieme ai suoi ragazzi dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia di Roma, accanto all'altro tempio, il Tempio B, il Tempio Maggiore, hanno scoperto le basi di un edificio che aveva una parte antichissima ed una parte moderna, probabilmente ancora in costruzione. Ed era come l'ho detta nel romanzo, nulla è inventato. E dentro questo edificio, al momento, soltanto scavato parzialmente, hanno trovato una parte dell'elsa di una spada dell'ottavo secolo avanti Cristo. Questo ha fatto ipotizzare pubblicamente al professor Adriano La Regina che si tratta di una reliquia di Kumis. Comio Castronio, il padre
conduttore dei 7.000 Sabini che arrivarono nella terra degli Opici, portando dietro il toro sacro, portando questa generazione di ragazzi a costituire il Sannio. Nel monumento, nel sacrario nazionale, nel santuario nazionale sannita, tutto ciò è assolutamente condivisibile. L'ipotesi del professor Adriano La Regina è straordinariamente bella, portante, come facevo a non scriverla nel romanzo. Ebbene, io poi ho inventato che c'è l'anello, la spada, queste sono invenzioni, ma la parte dell'elsa della spada c'è. E il professore questa ipotesi l'ha detta. Ecco che chi fa un romanzo ne approfitta. Ma questo è il lavoro degli archeologi. Io ho messo insieme per questa scena il lavoro degli archeologi del 1800 e il lavoro degli archeologi di 2 anni fa. Questo è voler essere il più vicino alla realtà, come io tento di essere nei miei scritti. Questo è lo sforzo. E quindi dover seguire, oltre che leggere le cose antiche, ma dover seguire le novità. E quante altre novità ci sono a Pietrabondante? Ogni metro quadrato che si scava là si scrive la nostra storia. E si scrive, come dice il professor La Regina, la storia d'Italia. Io mi fermo qua, se no parlerò 1 ora e mezzo di questa cosa. E quindi ora mi fermo perché siamo a 33 minuti e vi lascio per 7 minuti alle domande. Devo una risposta o perlomeno un cenno a Marinelli su un'altra area archeologica che per me sarebbe molto importante scoprire, che è Castel Romano di Isernia. Gliel'ho promesso oggi e mi ha fatto la prima domanda lui in anticipo. Beh, Castel Romano ne ha scritto benissimo Franco Valente. Anzi, ti prego, se sei in ascolto, di postare per tutti quell'articolo di Franco Valente che parla soprattutto della parte longobarda della storia di Castel Romano, che è una frazione di Isernia. La Romana o Castel Romano non ha nulla a che fare con i Romani, ha a che fare invece con i Longobardi. Sono d'accordo con lo strepitoso nostro amico di Venafro, ma devo anche dire, rispetto a ciò che mi hai chiesto, devo anche dire che invece i Sanniti ci sono. E come se ci sono? Non ho tempo di leggere un altro pezzo di Figli del Toro, ma quando c'è l'assedio di Isernia, io sono andato a Castel Romano, ho visto le mura megalitiche e naturalmente conosco anche, naturalmente, ho cercato di conoscere, poi sono riuscito a conoscere anche i saggi di scavo che la soprintendenza è una delegazione, una missione di archeologi stranieri hanno trovato e hanno potuto effettuare a Castel Romano. Ci sono i Sanniti, ci sono le Sannite, ci sono le armi Sannite, ma visibili a tutti c'è una grande muraglia megalitica Sannita, precedente forse alla colonia di Esernia. Quale fosse il nome Sannita di quel posto non lo sappiamo, ma c'era certamente. Allora, o era, io nel romanzo, quando faccio assediare Isernia da Gabio Papio Mutilo, la faccio attaccare questa fortezza italica, perché ormai occupata dai Romani da 2 secoli. Esernia, grande colonia latina, la spina del fianco all'interno del territorio pentro che i Romani misero dopo il 260, intorno al 160 avanti Cristo, occupando la piana straordinaria che era stata pentra e sannita da sempre, avevano costruito una fortezza che era l'attuale, dove si trova l'attuale Isernia, ma avevano dei avamposti, uno a Longano, l'altro forse a Pettoranello, e certamente questo perché non è stato distrutto dai Romani. Quindi le mura megalitiche italiche precedenti erano state utilizzate, questa è una mia ipotesi, come avamposto della colonia. Perché una colonia romana nel cuore del territorio pentro aveva molto, molto maggior possibilità di essere difesa bene se aveva degli avamposti e delle vedette sui monti d'intorno ai Romani. Ebbene, quindi Castel Romano, io la conosco, ne conosco la parte sannita, certamente ha ragione, perlomeno per quello che io possa giudicare dell'area del momento longobardo,
Secondo me è assolutamente plausibile che tutto ciò che ha scritto Franco Valenti sia assolutamente aderente, per come lo conosco e lo stimo, per la serietà dei suoi studi e delle fonti di cui sempre si serve, è assolutamente plausibile che sia tutto vero. Passiamo ad altro, se ci sono. Ciao Pescara, ritardo. Vediamo se ci sono altre domande. Intanto vi dico che chi voglia avere notizie sulle presentazioni future, sui libri, sulle recensioni, oggi ne è arrivata una straordinaria su Figli del Toro, eccetera, può andare su www.viteliu.com, lo dico sempre, anche perché lì si possono anche acquistare i libri ordinari, vi arrivano pochissimo, www.viteliu.com. Allora, Fossa Cesia, buonasera. Sofia, ciao Sofia da Varsavia, che bello che ci sei anche tu, non annoiare. Maurizio, buonasera, da Svizzera, da Pescara, Gianni. Ok, allora, Irnia, oltre ai fantastici, grazie, romanzi, quali libri ci consiglia di leggere per approfondire la conoscenza e la cultura dei Sanniti? Allora, prima di tutto, Ilenia, c'è un sito, sanniti.info, oppure sanniti.it, che è anche tradotto in inglese. È straordinariamente completo, anche se sulla guerra sociale io farei degli aggiornamenti, ma c'è tutte le armi, l'archeologia, la bibliografia completa. L'architetto che lo ha fatto di Isernia, cui ora io per i nomi devo scusarmi, ma sono sempre molto debole sui nomi, anche se è un amico, questo sanniti.info è la fonte principale che io ragazzi per gli studi. Ecco, accidenti al riflesso sugli occhiali, non mi piace, me ne sono accorto solo ora. Vabbè, per gli studi, e quindi questi altri libri, ebbene, sulla guerra sociale, il tentativo di genocidio non si trova, e io spero di promuovere una ristampa, Paolo Nuvoli, Samnita e Spentri, quadro geostorico di un genocidio. Paolo Nuvoli, ma non si trova in commercio. Uno che invece si trova ancora in commercio sull'ultima parte della storia sannitica è Giovanni Rizzi, Ribelli contro Roma. Meraviglioso. Raffaella Papi, La donna italica. Si legge? Si legge. Raffaella Papi, La donna italica dell'Università di Pescara. E poi tanti, un libro di Tagliamonte sui Sanniti, si chiama proprio così, i Sanniti, e poi ovviamente la Bibbia, che sarebbe da rinnovare un po', ma il Salmon, E.T. Salmon, il Sannio e i Sanniti. Eccolo qua. Il Sannio e i Sanniti. Questa è da ristampare da Einaudi, anche questo, grazie a chi me l'ha trovato, Pietro Mastronardi, perché l'avevo ovviamente usato, poi prestato e perso, è stato molto importante. Ma il corso è veramente. Il diario degli scavi ottocenteschi pubblicati da Antonino Di Orio è reperibile? Massimo, se poi ci sentiamo ti darò ti darò il contatto, carico il professor con lo stesso autore. Non so se è reperibile, puoi chiedere al comune di Pietrabondante, magari Sergio, Vincenzo ci può dare qualche notizia al riguardo. Ma io posso darti notizie, contatti. Siamo quasi alla fine. La Ventania ti saluta, ciao. Davide Monaco, architetto, grazie Pietro. L'autore di sanniti.it è Davide Monaco, architetto. Simonetta da Bologna, buonasera, che piacere. Vincenzo, Davide Monaco, grazie. Luciano Lucarelli, a me non risultano templi, ma di Merte in tutto il Sannio e nemmeno presso altri popoli italici. Beh, Luciano, è stato attribuito a Mamerte, però non lo dico io ovviamente, quindi ti farò avere la fonte dove l'ho preso. Va bene? Ok. La fonte dove l'ho preso. Comunque era il tempio degli italici. Scusate, scusa, dell'esercito. Questo lo dice il professor Regina, ma anche qui, volendo, ti. Bene, allora vediamo se ci sono domande prima che mi sono sfuggite, altrimenti abbiamo concluso. Concluso. Ciao Ruben, rifaccio un po' i saluti. Ciao Giorgio, Massimo, Alfredo, Papi, Giuseppe.
Orestina da Pesco Pennataro, Maria Rosaria, ciao, buonasera. Emma da Tiso, Emma, un bacio, un abbraccio anche al tuo marito, Maria Rosaria, Abri 20, ti piacerà sicuramente. Cosa hai voluto dire, Maria Rosaria? Spiegalo meglio, magari in privato. Gabri Venturiel. Ah, stai taggando una persona, scusami. Amalia, buonasera da Fossaccia, ancora saluti. Sofia Mastronardi da Varsavia, spero che tu abbia resistito finora. E Ileana della Mora. Grazie, professoressa. Grazie. E Gianni, Maurizio, Ilenia, eccetera, eccetera. Luca, grande archeologo a cui devo di com'era Esernia al momento dell'attacco dei Sanniti. Altre domande non ci sono. Ecco qua. Giorgio, Nicola, c'è una ricostruzione grafica dell'area sacra di Pietra Abbondante verosimile che tu ci possa consigliare? Beh, l'ha pubblicata il professor La Regina più volte. Se ne ho una copia te la posso inviare, altrimenti cerca l'Istituto Nazionale di Archeologia nella loro pagina e te la mandano. L'archeologia è storia dell'arte di Roma, istituto INASA, Istituto Nazionale Archeologia e Storia dell'Arte. Ok, allora un saluto a tutti. Presto e alla prossima. Allora, annuncio, venerdì ci vediamo alle 21:30 per parlare La prossima volta devo evitare questo riflesso agli occhiali. Della tavola Oscar. Parleremo una puntata monotematica sulla tavola Oscar e sul mistero del suo ritrovamento e della probabile copia o originale che dir si voglia. Venerdì, domenica sera, un altro appuntamento, sempre solo alle 21:30, e poi lancio una proposta. Tutti i gruppi, gli archeoclub, le associazioni, per la settimana successiva, se continuerà questo afflusso di persone, decideremo certamente di continuare queste serate. Se invece vedremo che c'è un calo di ascolti, allora bene, io propongo fin d'ora, comunque a prescindere, che chiunque voglia, professori per i propri ragazzi, associazioni, archeoclub, circoli culturali o circoli di lettura, gruppi di lettura, di propormi delle date per incontri con loro, delle dirette o vedremo come fare, dei collegamenti Skype con gruppi precostituiti. Certamente ciascuno a casa propria, quindi la diretta Facebook la vedo più adatta, a cui si potranno aggregare poi in orari che loro. Però mi devono garantire che ci sia almeno un numero di persone interessate. Saranno gruppi più piccoli, ma a me piace avere sul tema che decideremo insieme. Quindi è una proposta, la lancio così, la lancerò nelle prossime 2 serate. Appuntamento a venerdì prossimo alle 20:30 per parlare della tavola e domenica sera alle 21:30. Tenete duro, state a casa perché purtroppo ancora non è finita. Ciao!